Amici di YouTube, bentornati in questo nuovo video. Benvenuti se siete nuovi, io sono Mauvi, e se no, bentornati. Oggi siamo qua con un video nuovo, inedito, che non è una parte di live estrapolata, ma è proprio un video registrato appositamente. E questo perché? Perché fra meno di 10 giorni ce ne andiamo a Natlan. Arriva la 5.0 di Genshin Impact e insieme a lei arrivano veramente tantissime novità. Questo sia perché, appunto, è successo il finimondo, del quale parleremo in questo video, sia perché comunque quest'anno quasi cade con l'anniversario effettivo del gioco, l'arrivo della 5.0. In realtà arriva precisamente un mese prima, perché la patch nuova arriverà il 28 di agosto, quindi letteralmente fra pochi giorni, mentre per quanto riguarda l'anniversario, come ben sapete, è il 28 settembre, per precisione, del 2020. Comunque, perché siamo qua oggi? Oggi siamo qua perché c'è stata qualche giorno fa la diretta per la presentazione della 5.0, che doveva essere la classica diretta nel quale mostravano i gameplay di nuovi personaggi come Moluani, come Kashina, come Kinish, eccetera eccetera. Dobbiamo far vedere magari qualche informazione in più, ovviamente, su Natlan per quanto riguarda l'area, l'Arcon, anche questo scontro super mega spicy con Capitano, e ovviamente far vedere gli eventi, artefatti nuovi, armi nuove, eccetera eccetera, più qualche ottimizzazione, delle quali parleremo comunque fra poco. Ma il punto fondamentale è che insieme a questa carrellata di informazioni totalmente attese, hanno deciso di sganciare non una, ma una quantità di bombe che non eravamo pronti. Infatti ho lasciato sul sito Viola, sul mio canale, in evidenza la reaction alla live proprio della 5.0, proprio perché secondo me quello è uno di quei pezzi che anche fra 3 o 4 anni, quando tornerò a riguardare le cose sul mio canale, mi farà sempre ridere. Perché ragazzi, io non mi aspettavo niente di tutto quello che è stato detto, e questo modo in cui le hanno comunicate, cioè una dopo l'altra, pum pum pum, mi ha lasciata totalmente senza parole. Comunque, quindi, cosa faremo in questo video? Vi rielencherò tutti i punti fondamentali delle cose che ci verranno date, barra, verranno cambiate con l'arrivo della 5.0, che sono effettivamente tante. Ho contato più di 10 punti, del quale adesso parleremo. E niente, quindi io vi auguro buona visione. Questo video vuole essere assolutamente un elenco, senza soffermarci in particolare su nessuna delle cose che appunto adesso analizzeremo insieme, ma è solo un modo per riassumere i punti fondamentali. Per capire meglio alcune cose delle quali parlerò in questo video, comunque ci sono le live sul sito Viola, dove invito a iscrivervi, oltre ovviamente a iscrivervi qua su YouTube, e ovviamente passate su tutti i social, li trovate tutti in box. E adesso iniziamo, perché è bella lunga la strada che dobbiamo affrontare. Ed eccoci qua con la carrellata di informazioni delle quali parleremo. Mi avverrò appunto di immagini, come potete vedere, estrapolate direttamente alla diretta, che potete ritrovare su YouTube in qualsiasi momento sul loro sito. Appunto, nel loro canale ufficiale la trovate tutte le volte che volete, l'hanno caricata. Allora, la diretta si è tenuta alle 6 del mattino del 16 agosto, orario nel quale io non ho streamato, l'ho riguardata, o meglio l'ho guardata in prima diretta in blind reaction alle 14, e appunto, come vi ho detto, sul sito Viola trovate tutte le mie reaction, che fanno abbastanza ridere. Più c'è qualche pezzettino, è stato caricato anche qua sotto forma di short, se no anche sugli altri social, che trovate comunque nell'inbox. Allora, partiamo con la notizia, che in realtà non è stata la mia notizia preferita, però sicuramente è una delle notizie più importanti che abbiamo ricevuto a questo giro. Come vedete dall'immagine qua intorno a me, avremo un selettore del 5 stelle. Questa cosa è letteralmente, penso, la cosa che più è stata detta in tutti questi anni di Genshin Impact come fake news. La classica fake news: ad ogni anniversario regalano il 5 stelle, regalano il 5 stelle. Io vi dico, gioco dal giorno in cui il gioco è uscito, streamo il gioco dal giorno in cui è uscito, e vi assicuro che per ogni anniversario sono sempre stata bombardata sui social da immagini finte di questo cavolo di selettore. E incredibilmente, ragazzi, oggi è arrivato. C'è veramente il selettore dell'arma 5 stelle. Confermiamo ufficialmente che con l'arrivo della 5.0 sarà possibile scegliere uno dei personaggi che vedete qua: Dei, Akashing, Mona, Cici, Jin, Tignari e Diluc. Ovviamente sono i personaggi del permanente. Personalmente la mia scelta ricadrà su Jin, che in 4 anni interi di gioco ho trovato soltanto 2 volte, quindi mi prenderò la mia C2, anche perché, come ben sapete, alcuni dei suddetti che vedete in questa immagine sono già C6, se non anche addirittura C8 e C9, quindi ci sono personaggi che non vorrei mai più vedere, quindi sicuramente andrò per scegliere Jin, che nel mio caso è il personaggio che ho meno costellato in assoluto. Pure Tignai e Deia, che sono estremamente più recenti, sono stati in grado di venire nel mio account più volte di quante la signorina Jin ha deciso di esserci. Comunque, per quanto riguarda questa informazione, è ufficiale, come potete ben vedere, e soprattutto sarà disponibile alla 5.0. Ma non è tanto questo, non è tanto il 5 stelle selezionato che veramente è la cosa shock. La cosa shock è che hanno deciso e hanno confermato durante la diretta che il 5 stelle scelto sarà una meccanica ricorrente ad ogni anniversario. Che significa? Che prossimo anno, quando arriveremo a Snesnaya con la 6.0 o quando sarà,
ci sarà di nuovo la possibilità di scegliere uno di questi personaggi. Quindi da ora in poi, fino alla fine dei tempi di Genshin Impact, all'anniversario avrete un 5 stelle selezionabile a vostra scelta di quelli del permanente. E secondo me la notizia più importante che hanno dato, che l'hanno detta un po' così molto nel chill mentre chiacchieravano e noi eravamo tutti con le mani nei capelli così a dire no, no, il 5 stelle, non è passato tanto bene il messaggio, ma il punto fondamentale è che comunque gli sviluppatori durante la diretta hanno confermato che prevedono durante l'anno corrente di mettere altri personaggi 5 stelle nel permanente, il che significa che come con l'arrivo di Sumeru ci siamo ritrovati Tignari e poi anche Deia, mentre per Fontaine non c'è stato nessuno, quest'anno probabilmente non si sa se qualcuno dei personaggi nuovi che deve uscire, che un po' li abbiamo già visti perché sono stati presentati nei trailer di Natran che ci sono stati da quando è stato drippato il primo trailer ad oggi, o se qualcuno dei personaggi magari che da Genshin Impact ci sono da tantissimo, io mi sono fatta delle idee, per esempio ci sono dei personaggi di Monster come Albedo, come Click, secondo me sarebbe il momento che finissero nel permanente, perché comunque quasi nessuno tende a recuperarli e non li mettono praticamente pullabili mai. A questo punto tanto vale perderci qualche 50-50 invece che continuare a trovare costellazioni di Diluc che è diventato C10, di Keqing che è diventata C8, eccetera eccetera. Quindi la notizia fondamentale non è solo il 5 stelle regalato che ha peticiato e spalanca di terra, ma è il fatto che il 5 stelle sarà selezionabile una volta all'anno e che durante quest'anno corrente verranno introdotti altri personaggi, non si sa, come dicevo, se nuovi o se già presenti, che voi potrete scegliere. Quindi mentre per questo anniversario il pool è quello che vedete, magari per il prossimo, per l'anniversario, per i 5 anni di Genshin Impact, ci sarà un personaggio 5 stelle che magari durante quest'anno potete scegliere di skippare, perché tanto recupererete in questa fase. E questo, per chi è free to play, per chi comunque tende a tenere molto sotto controllo le proprie risorse in gioco, è la ciliegina sulla torta. Parlando invece di quelle ricompense che diciamo siamo più abituati a vedere quando si parla di anniversari di Genshin, con questa immagine vi faccio vedere alcune delle cose che ci verranno regalate durante appunto questa 5.0. Allora, come potete vedere, dal 30 agosto, quindi 2 giorni dopo l'effettiva uscita del gioco, partirà un login che durerà una settimana, che però ovviamente se per caso non doveste per qualche strano motivo non riuscire a loggare tutti i giorni, avete comunque tempo dal 30 agosto al 18 settembre per prendere tutte le ricompense, che comprenderà un totale di 10 Fate per appunto destino intrecciato, quindi quelli che si utilizzano nel banner evento, quindi illimitato, più mora, libri, viola e anche appunto le boccette che servono per accendere gli artefatti. Mentre dal 28 settembre, perché qua vedete settembre ma non si legge perché ci sono nel mezzo, ma 28 settembre, quindi giorno effettivo dell'anniversario di Genshin, ci verranno invece mandate nella posta le seguenti ricompense. Questo speso della fiamma primordiale, che è una pet, abbiamo abituati ogni anno a ricevere un pet che ci accompagnerà, avremo questo draghetto dentro un uovo, una cassa boom che è l'ennesimo gadget simpatico, questo dovrebbe essere dal nome cassa boom, penso che sia tipo una cassa con dentro una sorta di cosina che esplode, poi 1600 primogems, la cosa fondamentale, che ovviamente saranno primogems, quindi potete scegliere voi come utilizzarle, mentre quelle sopra sono fate per il banner evento, quindi o lo buttate nel banner evento dei personaggi, quindi nel caso di Maluani o di Kazuha, i primi che arriveranno, o se no ovviamente nel banner delle armi, non nel banner permanente, se no queste invece sono primogems, quindi ci fate quello che volete. Volete tirare una multi nel banner permanente? La tirate lì, queste sono a vostra completa discrezione. Le resine fragili, ultima cosa che vedete, 2 resine fragili, e poi questo magico elisir santificatore, che secondo me è una delle cose più importanti che sono state annunciate durante questa diretta, ma della quale parleremo fra poco, quindi riapriremo questo discorso fra pochi minuti. Quindi adesso ci spostiamo su altre informazioni importanti. Ah, e aggiungo che ovviamente per chi shoppa con l'anniversario e quindi con la 5.0 si rifrescerà il top up. Che cos'è? Se voi avete mai shoppato su Genshin Impact, avete visto che la prima volta che shoppate avete praticamente il doppio di quello che voi potreste ottenere in primogems. Cioè, se doveste ottenere 4.000 primogems, con la prima shoppata ne ottenete 8.000. Questo però è disponibile soltanto con la prima shoppata, con quelle dopo il bonus ovviamente non è mai il doppio. Quando c'è l'anniversario questa cosa si refrescia, quindi se avete shoppato il pack da 100 euro e quindi avete ottenuto la ricompensa doppia, dopo l'aggiornamento al 5.0 per una sola volta durante tutto l'arco di Natran potrete reshoppare con la certezza che voi shoppate e ottenete il doppio di quello che avete preso. Quindi è una cosa principalmente per chi non è free to play. Io, col fatto delle pool, col fatto dei banner live, è una cosa di cui ogni tanto mi avvalgo, e quindi quando c'è il refresh del top up festeggio sempre. Una delle novità un po' più originali e particolari della quale non siamo abituati a vedere su Genshin Impact è la seguente che vedete qua.
Che cos'è questa cosa? Praticamente partirà non subito quando arriva Nathan, ma qualche giorno dopo, e durerà per comunque una ventina abbondante di giorni, quindi avete tutto il tempo del mondo per farlo, un evento di quelli online, quindi web events, che voi potete trovare sul loro sito ufficiale, o se no io vi consiglio l'app di Oyolab, che è comodissima, io ci riscatto anche i codici, è veramente, veramente fatta bene, super comoda. E questo web event è semplicemente... svolgendo le missioncine che ci verranno date, vi permetterà di ottenere queste cose qua. E voi dite, ma cosa sono? Ovviamente, come l'arrivo di ogni grande regione, arriviene anche un set di armi che sono quelle craftabili della regione. E le 5 armi di Nathan, tutte armi ovviamente a 4 stelle che voi craftate dal fabbro di Nathan con i progetti, avranno questa cosa particolare. Di queste 5 armi ne potrete ottenere 3 più i loro materiali di ascensione, che è una cosa mai successa. Cioè, noi siamo abituati ad arrivare in una nuova area, prendiamo i progetti, si va dal fabbro, ti serve questo, te le crafti e poi ti fai refine. A sto giro no, a questo giro 3 delle 5 armi complessive, ovviamente una per ogni tipologia, spada, lancia, o le volete chiamare in inglese, poi vabbè, Claymore, Catalyst e ovviamente l'arco, 3 di queste, come potete ben vedere, le potrete ottenere con i conseguenti materiali. E questa cosa semplifica tantissimo ovviamente il gameplay per chi magari si sta approcciando al gioco da poco e è a corto di armi, ma anche semplicemente a noi, perché arrivando in una nuova area magari queste armi, delle quali ancora al momento in cui sto registrando il video non si conoscono le statistiche, sicuramente usciranno nei prossimi giorni insieme anche all'arma di Maluani, e in cui vedremo appunto sia main stat che substat che effetti, sicuramente magari saranno le armi che saranno incentrate sul gameplay dei personaggi di Nathan. Ultimamente, negli ultimi mesi, diciamo ormai un anno, Genshin Impact sta ancora più facendo armi specifiche per i personaggi, il che infatti è un po' una pecca, e se ci avete fatto caso nel mio account con le pull in live che vi posto sempre, non prendo quasi mai, tranne poche eccezioni, le armi dei personaggi nuovi, anche 5 stelle, sia perché vabbè, su banner armi poi torneremo più tardi, ma anche perché il fatto che l'arma sia estremamente specifica per il personaggio la rende poco versatile, e in un gioco del genere, secondo me, la versatilità è uno dei punti fondamentali. Quindi queste 3 armi in realtà delle 5 complessive di Nathan che ci verranno date potranno sicuramente tornarci comode per i personaggi di Nathan, e magari non solo, magari riscopriremo l'arma perfetta per un personaggio che non ci stavamo assolutamente filando. Un'altra cosa molto interessante che è stata introdotta, che secondo me è un modo per spronare chiunque ad affrontare le Archon Quest durante la patch corrente, per permettere sì di godersi la storia in diretta e di non magari per pigrizia posticipare e poi magari farsi l'Archon Quest di 3 patch di fila in un'unica patch. Cosa succede? Hanno praticamente introdotto questo sistema che vedete in questa immagine, che praticamente fa sì che se voi completate l'Archon Quest, in questo caso la quest è la 5.0 che arriverà appunto con l'aggiornamento, entro un tot di giorni, come vedete tempistiche 24 giorni 12 ore, otterrete 500 primogens. Che significa? Significa che se voi appunto fate la quest corrente nella patch corrente, al termine della quest avete queste 500 primogens in più che si aggiungono alle vostre riserve, che però se invece non completate in tempo non otterrete. Quindi è un modo per spronare i player a giocare appunto in diretta alle patch stesse. E questa cosa, adesso vi cambio immagine in un attimo, vedrete, è fatta anche per i personaggi che andrete a pullare. E con l'ausilio dei nostri potenti mezzi tecnici, eccoci qua in un'immagine simile ma diversa. Infatti in questo caso non stiamo parlando dell'Archon Quest, ma parliamo della story quest e del personaggio pullabile retap nella prima parte della 5.0. Non parleremo in dettaglio dei banner, ma come avete visto sicuramente alla diretta o sui social, ovviamente Muluani sarà il primo personaggio 5 stelle pullabile di Nathan, e al suo fianco tornerà il mio amato Kazuha. Tuttavia, perché questa schermata? Perché come hanno fatto questo grande upgrade di fai l'Archon Quest durante la patch corrente e ti do 500 primogens, hanno fatto anche il fai la story quest del personaggio durante la patch corrente in cui il personaggio è uscito e ti regalo primogem, che sono 60 più altre 60 accumulative alla fine del tutto, quindi un totale di 120 primogems, più tutti i materiali per portare il tuo personaggio dallo 0 al 60, quindi fare i gradi di ascensione fino al grado 3 totalmente gratuito, senza dover andare a farmare materiali. E quando dico non farmarli, non farmarli, non farmare il boss, non farmare magari i fiori o le piante che servono, non farmare eventuali drop da nemici che servono per l'ascensione, e nemmeno i maledetti cristalli elementali che si droppano a caso nei boss, che io non sopporto. Ecco, per la 6.0 magari mettiamo un domain o un qualcosa che permette di craftare o comunque di farmare questi cavolo di cristalli elementali, che sono sempre a corto, devo ascendere
un personaggio Geo e devo convertire tutti gli altri perché non ne ho Geo in quel momento. Però questo era un piccolo discorso a parte. Questa cosa risulta essere molto utile, ovviamente riguarda chi pullerà Mulwani durante la 5.0, ma non è una cosa che si sofferma a lei, ma è una meccanica che loro hanno deciso di applicare su tutti i prossimi banner, che significa che per Kinesh sarà la stessa cosa. Se voi pullerete Kinesh nella seconda parte della 5.0, dico Kinesh perché ho visto che comunque almeno nella mia community, nella mia chat, c'è più hype per Kinesh che per Mulwani, e infatti ci saranno tante persone a pullare live per lui che lei la stanno skippando o hanno deciso comunque di skipparla. Io prenderò ovviamente entrambi, come ben immaginate. Quindi cosa significa questo? Che quando arriverà Kinesh, se voi pullate Kinesh e fate la sua story quest appunto durante questo periodo, diciamo appunto costituito da una ventina di giorni, quindi il suo banner, otterrete i materiali per poter ascendere il personaggio fino al 60, che secondo me è stra mega worth. È stata una meccanica che loro hanno utilizzato per spingere a non rimanere lì con 87.000 story quest arretrate, senza fare l'arco con questo magari per tre patch, perché poi recuperare magari 15 ore di arco con questo è una rottura per qualcuno che poi si è trovato indietro. Quindi secondo me ci sta, e sono comunque prime chance che si aggiungono, che quindi fanno sempre comodo, e quindi quelle 500 per la quest principale più queste 60 più 60 per un cumulativo 120, secondo me saranno molto 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 worth. Una notizia della quale eravamo già al corrente giorni addietro, perché nelle note degli sviluppatori uscite proprio due giorni prima della diretta della 5.0 ne era già stato parlato, è che con l'arrivo della 5.0 verrà anche introdotto il World Level 9. Ci sarà la possibilità di fare una quest di ascensione del mondo, nella quale voi appunto rifarete il classico dungeon, anche se sarà sicuramente modificato, che avete già fatto per fare tutte le varie ascension rank, e così farete avrete il mondo direttamente ad un upgrade successivo. Questo cosa vuol dire? Nemici più difficili da battere, perché magari con più HP, ma al contempo stesso drop più alto delle ricompense. Bene, infatti, grazie a questo upgrade al World Level 9 avrete la possibilità, quando droppate i boss, di ottenere almeno 3 pezzi, che era veramente una ladrata essere ad R60, usare 40 resine e ottenere 2 pezzi delle 46 che servono per ascendere un personaggio dallo 0 al 90. Quindi sono molto contenta di questa upgrade, e con questo aggiungo delle piccole modifiche tecniche, perché loro hanno anche fatto in maniera tale che le praticamente ricompense che voi ottenete quando aprite le casse dentro i santuari e quando andate a donare alle torri i vari appunto Droculus della regione, in questo caso ci saranno i Pyroculus, sono aumentate. Si passa da un 60, se non sbaglio, ce l'ho scritta perché non me le ricordo, se no a 100 per l'estate, e da un 40 ad 80 primogens invece per i santuari. Che sembrerà una grande cavolata, dice vabbè, 40 primogens. Cumulate tutto, poi mi dite. Hanno detto che praticamente grazie a tutte queste cose, praticamente l'ascensione delle torri più santuari eccetera, riusciremo a farmarci una multi. E io, se mi dite che ci si farma una multi, sto. Questa notizia qua invece interesserà un pochino più, non dico quelli che shoppano, però quelli che il pass ogni tanto come sfizio se lo prendono. Allora, ci saranno delle modifiche importanti che riguardano il pass, perché le ricompense saranno più mirate. Che significa? Ovviamente io che gioco dal day one ho una quantità di mora che magari l'avessi in vita reale, no? E quindi di conseguenza le ricompense del pass che mi danno la mora per me lasciano il tempo che trovano, proprio perché non ne ho bisogno. Infatti questa è proprio una modifica secondo me interessante per chi è più vecchio come me nel gioco. Il pass è stato modificato in maniera tale che quando voi lo prenderete appunto all'inizio patch nuova, potrete selezionare fra le 4 ricompense, quindi mora, libri, cristalli e anche i materiali per ascendere gli artefatti, 3 delle cose che più vi interessa prendere, e così facendo modificherete il vostro palbasaglia rimuovendo la ricompensa che non vi interessa. Quindi nel mio caso ovviamente non selezionerò la mora, ma selezionerò gli altri 3, e avrò così sicuramente un drop più mirato, meglio una comunque ricompensa che otterrò più mirata in base alle mie esigenze, e questo sarà fruibile per tutti. Altra piccola modifica interna a questo pass: quando arrivate adesso a selezionare i materiali per l'ascensione dei talenti, avete la possibilità di sceglierli, cioè all'interno del pool di quelli che sono disponibili potete sceglierli voi, così che non siete costretti a continuare a prendere quelli di Sumeru se quelli di Sumeru non li volete più prendere. E questa secondo me è un altro grande upgrade, perché comunque uno il pass lo prende per avere delle risorse in più senza dover magari farmarsele, è un qualcosa in più che voi aggiungete nell'account, e se vi fanno selezionare cose che in quel momento non vi interessano, lascia il tempo che trova e il prezzo che ha effettivamente, poi appunto
scende. E invece così, secondo me, risulta essere più interessante e anche più utile, cioè ha senso di più effettivamente prenderlo rispetto a come era prima. E adesso arriviamo in quelle che nel mio bellissimo iPad, dove mi sono scritta un po', diciamo, il discorso da fare per avere un discorso comunque che avesse un senso logico, arriviamo alla categoria le bombe, ossia le tre notizie che sono, secondo me, perché 5 stelle alla fine ci sta, ma però sono tutta roba che già ho, quindi per me non è tutto questo grande grande hype, nonostante sono contenta per la selezione di Gine. Per me le vere bombe sono altre, e adesso arriviamo alle bombe. Bomba numero 1: questa schermata che vi potrà non dire niente, ma per me vuol dire tutto. Finalmente, dopo aver appunto guardato i colleghi, fratelli, vicini di Honkai Star Rail, siamo arrivati ad ottenere questo maledetto elisir santificatore di cui stavamo parlando prima. Diciamo, ma che cos'è l'elisir santificatore, che ci verrà anche regalato nell'inbox il 28 settembre per l'anniversario di Genshin Impact? È quello che si suol dire la soluzione ai drammi. Ora va tutto preso con le pinze, però mi spiego meglio. Ragazzi, da adesso sarà possibile, con calma, non tutto quanto si vuole, perché comunque è una risorsa che si potrà droppare, ce la daranno con gli eventi, ce la daranno con le ricorrenze, ma si può andare a forgiare un artefatto con la main stat che ci interessa e soprattutto anche con due substat. Quindi questo è un esempio effettivamente lampante di quello che ci potrà interessare. Ragazzi, la coppa con l'elemento che vi interessa, con rate e damage sotto. Un sogno totale. Dov'è la fregatura? La fregatura è che voi ovviamente otterrete queste due statistiche, le altre è un artefatto normale. Dovete upgradearlo e vedere che non vi esca def e def flat e che non rolli tutto su def e def flat. Però è già un inizio, perché se si parla di artefatti che non riuscivano nemmeno negli account, adesso si parla di artefatti che ci crafteremo, che poi potranno rollare bene o meno, come succede anche su Honkai Star Rail. I nostri cugini vicini di Honkai Star Rail questa cosa la vivono già da tante tante patch. Era doveroso, era necessario, così dice, meglio tardi che mai. Secondo me era il caso di farlo uscire un po' prima. Però, se non altro, chiuderemo qualche set, anche se magari non in maniera eccelsa, in maniera più rapida. E questo non mi semplificherà tanto il farming. Poi c'è da vedere effettivamente questi elisir santificatori, quanti ne usciranno, quanti ce ne dropperanno in una patch. Perché comunque per craftare uno di questi artefatti di elisir ne servono 4, non ne servono solo. E già questo rende la cosa un po' più faticosa da poter appunto effettivamente sopportare. Però ragazzi, craftare gli artefatti con la main stat giusta sono praticamente l'apice, secondo me, del nostro gameplay, perché lo sappiamo bene, i personaggi in questo gioco tanti sono forti, tanti 4 stelle valgono di essere buildati, utilizzati come 5 stelle. La vera differenza in un account, al di là delle costellazioni, ma lì si parla di soldi, parlando in via ipotetica di free to play, la fa gli artefatti. Se io e te abbiamo lo stessi 5 stelle nell'account, però i tuoi artefatti sono migliori dei miei, su una scala poi effettivamente di risultati migliori che possono essere in Abyss, da poco c'è anche il teatro immaginario, che comunque è leggermente un pochino più agonistico rispetto alle altre cose che si fanno in gioco, un contenuto un po' più endgame, sicuramente il vostro account, se ha degli artefatti migliori dei miei, è avvantaggiato. E quindi questa è una cosa che ci permette di semplificare enormemente il lavoro, ovviamente, come vi dicevo, con limitazioni e pecche, perché magari appunto l'artefatto poi vi sblocca def flat e vi rolla tutta quella ed è da buttare. Però intanto la main stat ce l'avete giusta e su quella alziamo le mani. Io sono ancora alla ricerca della coppa perfetta per il mio Alaitam nel set Gilded, e è uscito da 2 anni, quindi sono molto felice di questa upgrade, sono molto sincera, ne sono felicissima. Bomba numero 2, schermata folle. Cosa sta succedendo? Perché piove un Fate? Ragazzi, allora, questa poi andrebbe secondo me approfondita meglio in un ulteriore video, quindi non mi soffermo più di tanto, ma è stato aumentato il drop rate di 5 stelle, che significa che avete il 55% di probabilità adesso di vincere il 50-50 contro il 45. E ho visto addirittura gente in chat lamentarsi, vabbè, ma 5% è poco. Raga, ma chi non erano tenuti a farlo? Cioè io sono sulla luna per queste notizie che ci hanno dato. Cioè, come funziona? Ovviamente se voi avete il garantito ciao, ma se voi avete il 50 e 50 si può attivare questa condizione particolare che non mi ricordo come si chiama, ma non è importante perché tanto lo scopriremo, ce lo ricorderemo nei prossimi giorni. Non me lo sono nemmeno scritta, stavo guardando giù sperando di essere stata più furba di quanto sia stata. Apprezzate la mia sincerità e onestà e la mia professionalità soprattutto. Comunque dicevo, appunto, questa nuova meccanica permette che di quando voi avete il 50 e 50 di avere questa 5% in più di probabilità di vincere il vostro 50-50. Sembra una follia, è in realtà
vedremo in gioco quando si applicherà con le prossime pool. Anche questa è disponibile sempre dalla 5.0, quindi è qualcosa che arriverà veramente veramente nell'immediato, e sono molto felice, posso dire, di un qualcosa che magari ci permetterà di perdere un 50-50 in meno in un anno corrente di gioco. Sì, onestamente sì, le risorse sono tutto, sono fondamentali. Questa è l'animazione che avverrà se si attiva questa condizione particolare, e il punto è che se voi vedete questa condizione che vedete qua in questa immagine, avete la certezza di averlo vinto e avevate il 50-50, perché ripeto, se avete il 100% perché avete perso il 50-50, non c'è nessuna condizione che si deve applicare, avete il garantito, non devono darvi altro. Ma se voi avete il 50-50, arrivate ora a Maluani che dovete ancora appunto vincere il vostro 50-50 perché avete pullato per Emily e l'avete vinta, se vedete questa animazione nella pool del 5 stelle, voi sapete che nella multi c'è Maluani. Il che vuol dire che se non vedete questa immagine non vuol dire che l'avete perso, vuol dire semplicemente che non si è attivata questa condizione particolare. Poi su questo stendo un attimo un velo, perché appunto voglio saperne di più, voglio capirci di più, voglio spiegarvela meglio, quindi ne riparleremo sicuramente nelle prossime settimane, la capiremo in live e nel caso farò anche un video in cui ne parlo in maniera un pochino più chiara e soprattutto con delle basi pratiche che avremo applicato con le pool della 5.0. Comunque anche questa, ragazzi, è una bomba, ma adesso arriva la bomba definitiva, la più bomba, la schermata più bella della mia vita, la schermata più bella della mia vita. Che cosa significa? Che c'è l'arma di Maluani in retap? No, significa che i fate point sono stati ridotti ad uno. Cosa vuol dire? Vuol dire, amici miei, che se voi pullate per Maluani, vi avanzano pull e dite: cavolo, ma sai che io voglio la stairs up, me la vado a pullare. Se voi perdete il 50-50 con l'altra arma in retap, che sarà la Freedom's War probabilmente di casua, o se, oh, la Gravestone, lo Skyward Harp, Atlas, eccetera eccetera eccetera, voi la volta dopo avrete garantito la surf's up. Non avrete un secondo piti da fare con l'incertezza del vabbè, a sto punto mi esce quello, mi esce... No, 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 no. Addio 200 pull sul banner army. Addio. Avevamo di nuovo un 50-50. O la vincete e GG, o la perdete e quella dopo è sicuramente lei. E ragazzi, questa è la bomba di questa presentazione. Loro hanno messo come ultima informazione all'interno della diretta il 5 stelle regalato. Che ripeto, bello quanto volete, ma pian piano, a forza di perdere i 50 e 50 nel permanente, si trovano tutti. Ma questo, ragazzi, questo è il più grande risparmio che voi potete fare, perché d'ora in poi non andate oltre le, diciamo appunto, il PT nel banner army è a 80, mettete, avete la sfiga più totale, che anche a livello statistico è praticamente impossibile, di fare PT 80, perdete l'arma e fate PT 80. Voi avete la certezza che con 160 pull l'arma ve la portate a casa, quindi questo vi permette di, anche nel caso in cui un personaggio vi piaccia tanto e volete dargli l'arma, di dire sì, gliela do. Questo, ragazzi, è una benedizione, soprattutto per i free to play, perché se qualcuno shoppa dice vabbè dai, faccio un centone in meno, ma se qualcuno invece non shoppa, è molto attento alle sue risorse, deve risparmiare, potete magari qualche volta pullarvi l'arma di un personaggio che vi piace con la leggerezza di dire vabbè dai, male che vada. Appunto, vi ho detto, 160 pull è la condizione peggiore in assoluto, diciamo che le armi intorno escono alla 65, quindi su, con 130 pull ce l'avete. Voi avete fortuna, pullate Maluani, vincete il 50-50, vi avanzano 150 pull perché non stavate pullando da Arlecchino. Voi sapete già che l'arma ce l'avete, a quel punto scegliete voi se investire le vostre risorse così. Potrete anche vincerlo e trovarla in 60, ovviamente, però nella condizione peggiore nella quale vi troviate, in cui perdete il 50-50, comunque in 130 pull arriva da voi. Io sono letteralmente euforica, anche perché con Fontaine ho fatto veramente una fatica. Avete visto le mie pull durante il corso dell'anno, o se non avete visto c'è la playlist con tutte le pull, quindi non ve le perdete. Avete visto io che fatica l'arma di Linnae, l'arma di Shanyun, il primo Pity io non l'ho praticamente mai toccato in tutto l'anno di Fontaine, il che infatti mi ha impedito magari di prendere una costellazione in più su Forina che mi sarebbe piaciuta, o di fare altri tipi di investimenti, proprio perché sono rimasta scottata tante volte dal triplo Pity. Un conto uno dice se la perdo so che c'è lei, ma se la perdo la posso riperdere e poi so che c'è lei, è veramente pesante, veramente. Quindi questa secondo me è la notizia migliore in assoluto e che ci permetterà sicuramente nel futuro di risparmiare tanto e di permetterci di prendere magari quel personaggio in più che un triplo PT sul banner army ci ha impedito in passato. E con questo, miei cari amici, sarà venuto un video piuttosto lungo, arriviamo alla fine.
sono tutte le informazioni che vi volevo dare. Ovviamente ci sono altre cose in più sulle quali non mi sono soffermata, ottimizzazioni sulla map per le risorse, eccetera, eccetera. Però sono quelle piccolezze che poi sfrutteremo in gioco. Diciamo, ho racchiuso quelle che secondo me erano tutte le informazioni veramente importanti di questa 5.0 in Atlan. Adesso volevo spendere giusto una parolina di conclusione, mia riflessione personale, perché secondo me è doveroso farlo, perché come sempre quando ci sono delle cose così enormi si scatenano sempre tante opinioni pubbliche differenti e volevo un po' dirvi la mia in maniera ferma qua su YouTube, che almeno rimane. Allora, io sono contenta di tutti questi upgrade, sono upgrade che secondo me sono necessari, sono upgrade che secondo me possono spronare il gioco a un po' ringiovanirsi. Si era un po' invecchiato, era un po' diventato, non per me, io ripeto, per me personalmente il gioco è sempre bello, mi diverto sempre, lo gioco da 4 anni ininterrottamente, lo streamo e ne sono fiera, però onestamente ho visto un calo grosso della comunque community di Genshin in generale, e questo secondo me è un qualcosa che può rispronare qualcuno in più a magari ributtarsi dentro al mondo di Genshin, nonostante per me sia incomprensibile quittare il gioco per mesi e mesi e mesi, perché poi ti perdi talmente tanto. È bello viversela in diretta le patch, però comunque ognuno fa quello che ritiene più concreto. Quello che volevo dirvi è che secondo me potevano gestire meglio la quantità di upgrade, perché potevano magari mettere una di queste cose l'anno scorso. Il 5 stelle magari è arrivato l'anno scorso, il 55% di win rate del 5 stelle l'anno scorso, craftare gli artefatti l'anno scorso. È un po' tutto troppo, ed è un po' tutto troppo insieme in un momento un po' particolare di Genshin, un momento nel quale ci sono usciti negli ultimi mesi dei competitor interessanti, al di là che voi ci giocate o meno. Wuthering Waves è un gioco che secondo me ha un po' appunto spronato a dire ok, dobbiamo fare qualcosa anche noi, perché questi sono molto generosi, se no come ce la giostriamo? Ma anche all'interno di casa loro, perché è uscito Zealous. Ora, non è sicuramente il mio gioco preferito, Oyverse è più simile a Honkai Impact e quindi è meno nel mio interesse. A me piace Genshin e mi piace tantissimo Star Rail. Gli altri due li trovo carini, li gioco a tempo perso, ma non mi danno le stesse vibes di Genshin e Star Rail. E poi ovviamente c'è Star Rail, che comunque da quando è uscito ha creato veramente qualcosa secondo me di veramente figo, perché lui è veramente un gioco mobile da 2024, mentre Genshin è un open world, io non riesco a viverlo mobile. Apprezzo chi ce la fa, ma la cosa non appartiene a me. Per me Genshin si gioca solo a computer, mentre Star Rail è il gioco mobile migliore sicuramente degli ultimi anni. Quindi cosa volevo dire? Che l'unica cosa che un po' mi fa sorgere il naso è la quantità di botte tutte insieme. Cioè, ne sono entusiasta, sarò felicissima di questa 5.0, però al contempo stesso penso avrebbero potuto strutturarlo un pochino meglio, invece di prendersi anni di critiche immeritate, perché questo gioco merita tanto, e fa, insomma, stare a testa bassa, farsi dire niente ricompense, anniversari orribili, lo quitto perché non merita nulla, di qua e di là, e poi ti danno tutto quello che avresti sempre voluto in un'unica patch. Ho trovato le tempistiche un po' scomode, per il resto però ne sono entusiasta, non vedo l'ora di provare la patch. Ho visto tanto calore in chat, e non perché stiamo andando a Nathan, ma proprio a livello emotivo dalle persone, anche banalmente per il trailer di Nathan, si presuppone interessante. E a me il fatto comunque che l'Archon sia un personaggio cazzuto, un po' come lo è stata Raiden nel suo anno, mi dà tanta voglia di voler sapere di più. Non che non mi siano piaciute Furina e Naida, io ho amato la quest di Fontaine e mi è piaciuta tantissimo anche quella di Sumeru, però quando penso all'Archon io penso a qualcosa come Raiden, e mi mancava onestamente, nonostante Furina probabilmente sia il personaggio migliore scritto di Genshin Impact e nonostante Naida sia probabilmente l'unico Archon che in tutti questi anni ci ha effettivamente aiutato nella nostra caccia alla ricerca del nostro gemello o gemella scomparsi. E quindi insomma volevo dirvi questo perché appunto mi sembrava giusto, perché ovviamente durante la diretta ho avuto uno esploa di follia, entusiasmo totale per la diretta in sé, perché queste notizie tutte insieme non ero pronta a sopportarle, la mia testa non ce l'ha fatta, al punto tale ragazzi che io il giorno che abbiamo finito la live ho staccato tutto, mi sono storcata, mi sono messa sul divano e ho dormito un'ora e mezzo dopo la diretta, così, perché ero veramente sovraccaricata dalle emozioni e dalle informazioni. Sono curiosa di vedere come proseguirà in questo momento Genshin Impact, cosa questo quarto anno, o meglio ormai entriamo nel quinto anno, si sono conclusi 4 anni di gioco, cosa ci porterà questa Nathan, cosa ci porterà, quanti altri upgrade, personaggi. C'è bisogno veramente di tutto questo secondo me in questo momento per ritirare un po' sull'attenzione di chi purtroppo se non ha una ricompensa non riesce a giocare, che sono proprio la categoria che poi effettivamente è quella che ammazza i giochi. E quindi detto questo ragazzi, io voglio sapere assolutamente cosa pensate, qual è la vostra di tutte queste carrellate di informazioni che vi ho dato preferita,
quale 5 stelle andate a prendere, come vi ho detto, la mia C2 di Gin finalmente torna a casa, e niente, quali sono i vostri programmi per il futuro, chi prenderete dei personaggi all'annunciato, e vi invito a iscrivervi qua, attivate campanella così siete sempre aggiornati sui video. Passate a seguirmi sul sito Viola, dove sarò in live, e il mercoledì 28, giorno di uscita di Natran, sarà una maratona di 10 ore sul canale in cui faremo la quest, la prima quest di Natran insieme, faremo le mie Pulper Manuani e quelle di chi effettivamente vorrà prenotarsi a podere con me, e appunto ci godremo una bellissima giornata insieme per inaugurare questo nuovo anno di Genshin. E seguitemi sugli altri social, principalmente su IG, perché è quello dove vi aggiorno su tutto, live, video, appunto shorts, qualsiasi cosa, e niente, vi ringrazio per avermi supportato, perché questo video sarà molto lungo, vi mando tanti bacetti, ci vediamo in live su, anche sugli altri social, e niente, grazie per essere stati con me con Viola, e alla prossima, ciao ciao.